Sì, paracadutati in una situazione come quella che ho vissuto io, in cui il sabato, il giorno 1, disputi una partita di campionato dove tutto ti sembra normale, tranquillo, vivi la tua giornata con serenità con la tua famiglia e il giorno dopo ti ritrovi, voglio dire, chiuso in casa. Fortunatamente io ho anticipato un po' la scelta di mettermi in isolamento perché si è capito da subito che avevamo riscontrato un caso di positività e quindi sono stato in isolamento fiduciario per 15 giorni. Questa è una situazione che purtroppo crea disagio perché ti cambia completamente la vita. Vivere in quarantena, lontano dai tuoi affetti, dai tuoi amici, dallo sport, dire, dal tuo gruppo con cui hai condiviso tanto, è una cosa che fa malissimo. Oggi ci viene chiesto di restare in casa per salvaguardare la nostra salute, la salute dei nostri cari, e di far sì che le strutture sanitarie possano respirare. Io penso che tutti quanti dobbiamo essere uniti e compatti, nel rispettare le regole, perché l'unico modo per tirarci fuori da questa situazione è poterci, riabbracciare il più presto possibile. Il mio è un invito e un augurio a tutti quanti, i miei amici, a tutti gli sportivi. Per una fase migliore, per una vita migliore, oggi bisogna fare dei sacrifici per poterci incontrare tutti quanti insieme e festeggiare un domani insieme ai nostri cari e soprattutto in ambito sportivo, le nostre future vittorie. Mi sento molto spesso con dei compagni, diciamo, di viaggio sportivi, nel senso che hanno fatto parte della mia vita negli ultimi 20 anni e ci diciamo sempre la stessa cosa: noi sportivi dovremmo essere abituati al sacrificio, nel senso che abbiamo fatto una vita intera ad agosto in ritiro, sabato sera chiuso in casa senza uscire. Per una cosa molto semplice e banale, rincorrere un pallone.